Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore. Del Santo Evangelo che cerca i nostri peccati. Desidero insieme a voi, fratelli amati, ringraziare il Signore per il dono che senza alcun merito mi ha voluto fare di scegliermi e di annoverarmi tra coloro che partecipano del sacerdozio di Cristo Gesù Signore. E quanto opportuna questa parola che il Signore ci invita ad accogliere nella nostra vita. Non date le cose sante ai cani e non gettate le perle ai porci. È un invito forte che il Signore fa a prendere sul serio quella che è la nostra vita e la nostra vita nel Signore. San Giovanni Crisostomo, che è stato uno di quelli che ha perfezionato la Divina Liturgia, allorquando il sacerdote innalza le sante specie consacrate verso il popolo, proprio prima della comunione, mette un'espressione che nella Divina Liturgia greca suona più o meno così: ta agia ton agion, che significa le cose sante ai santi. Fa eco a quanto Gesù ci dice: non dobbiamo considerare per carità gli altri, né cani né porci, per carità, anche se si dice ogni tanto questa espressione, c'erano cani e porci, no. Trattare gli altri con quell'amorevolezza con cui Dio ci ha creati, voluti, desiderati e ci ha resi necessari, perché Lui l'ha voluto nella storia della salvezza. Ma ci richiama a quella vocazione santa. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Ci invita il Signore pertanto a entrare in alcune dinamiche. La prima dinamica, quella dell'ascolto. Cerchiamo di ascoltare quello che ci dice Dio, perché così abbiamo la certezza che Dio ascolti le nostre preghiere, cioè quello che noi diciamo a Lui. Ascoltare, che significa fermarsi e dare attenzione a tutto ciò che Dio mette nella nostra vita. A volte dobbiamo ascoltare anche il nostro cuore, ascoltare il nostro corpo,
ascoltare tutto quello che può essere in positivo, ma anche quelle esigenze che talvolta nascono e che sono quei campanelli, quegli ammonimenti perché possiamo ritornare al progetto di Dio. Ancora, accogli. Accogliere l'altro come fratello. Gesù ci dice: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Accogliere ogni situazione che c'è. Noi non dobbiamo scacciare mai nessuno. Dobbiamo anzi avvicinare a Cristo quanti si avvicinano a noi. Accogliere, che significa, ecco, accogliere anche coloro che gli altri escludono. Questo fece Gesù e questo dobbiamo fare noi. Apprezzare, cioè dare il giusto valore alle cose. Apprezzare quello che noi riceviamo, ma dare anche il giusto valore a quanto noi doniamo. Non svendere le cose, non gettate le perle ai porci. Le perle non sanno, i porci, il valore che hanno. E quindi le possono schiacciare, rompere, distruggere e poi per giunta, dopo averle schifate, ecco, si voltano a sbranarvi. Chi non conosce il valore di determinate cose, noi non dobbiamo assolutissimamente imporre nulla. Noi possiamo proporre alcune cose buone. Penso ad un'immagine, quando ai bambini si conferisce il santo battesimo, tante volte si regalano delle cose preziose, ma non si danno subito perché ce ne, se possano giocare con quelle cose, vengono custodite. Quando hanno contezza, possono capire il valore delle cose, e allora in alcuni giorni si mettono. È importante dare il giusto valore alle cose. E poi affrontare anche le difficoltà, attraversare determinate situazioni di sofferenza, di impegno. Gesù dice: c'è una legge, ci sono i profeti, quello bisogna osservarlo, ma ci invita a entrare per la porta stretta, perché larga e spaziosa la porta che conduce alla perdizione, mentre Dio ci invita alla perfezione. E quindi anche a lavorare per entrare in quelle dinamiche che Dio ci invita a realizzare nella nostra vita. Ed è un invito anche ad amare questa nostra vita, che è un'opportunità che noi abbiamo, ad amare quanti il Signore pone nella nostra vita, che sono le perle belle con le quali il Signore impreziosisce la nostra esistenza e a cui noi dobbiamo dare il giusto valore, ma fare anche il salto di qualità, non fermarci solo all'amore per questa vita, ma arrivare poi alla perfezione, che è l'adorazione, adorare Dio, metterci faccia a faccia con il Signore, accogliere il suo respiro, donare il nostro respiro a Lui, riconsegnarlo, presentarci a Lui per avere certezza di questo grande amore dal quale noi traiamo vita e per il quale la nostra vita deve essere spesa. Chiedo la grazia di una preghiera per me e per i giovani sacerdoti che saranno consacrati in questi giorni nella nostra Basilica Cattedrale di Messina e per il nostro Vescovo Ausiliare che sarà consacrato la prossima settimana, il 2 di luglio, nella nostra Basilica Cattedrale, Monsignor Cesare Di Pietro. Ecco, che il Signore benedica i sacerdoti, quanti Lui si è scelto, quanti Lui ha voluto. Perché? Per un disegno misterioso il Signore ci porta, ci conduce e poi realizza l'opera sua in noi e attraverso di noi.
e noi come servi inutili, che significa che non cerca nel proprio utile, bensì di acquistare anime a Dio, di portare anime al Signore. Questo è il compito di un sacerdote, questo è il compito di un ministro di Dio. Ecco, è quello di custodire ciò che non è proprio, ma ciò che Dio gli affida, perché tutti appartengono al Signore. A noi il compito di condurre il gregge, di cui il buon pastore è Cristo Gesù Signore. A Lui la gloria, l'onore e la benedizione nei secoli dei secoli.